Ciao a tutti e bentornati su Fanat Gogo. Oggi parleremo di un computer degli anni fine anni 80, inizio anni 90 e parliamo dell'Olivetti, diventa concorrente dell'IBM di quell'epoca. Dell'Olivetti è un computer che si chiama PC128S Prodest. È un computer appunto che faceva appunto concorrenza e ci si poteva lavorare, ci si poteva giocare, era proprio un personal. Lo vedremo molto velocemente, usava i floppy a 3,5 pollici. Online si possono trovare degli emulatori che appunto ci permettono ancora di usare questo particolare computer. Andiamo a vedere il video, grazie, alla prossima. L'Olivetti Prodest PC128S è un home computer distribuito in Italia dalla Olivetti a partire dal 1987. È il secondo della serie Olivetti Prodest, ma completamente differente dal suo predecessore, l'Olivetti Prodest PC128. Utilizza come processore un processore 65C12 con una frequenza di 2 MHz, con una memoria di 64 KB di ROM e 128 KB di RAM di serie, con un sistema operativo fornito dall'Acorn MOS. È una versione del BBC Master dotata di un lettore floppy disk da 3,5 pollici. La Olivetti ha adattato e tradotto molti software per il PC128S, principalmente riedizioni di programmi della Acorn per il BBC Micro, e tuttavia il PC128S non è completamente compatibile con la linea BBC Micro a causa di differenza della gestione delle chiamate al sistema operativo. Alcuni giochi per il PC128S includono Captain Blood e altri titoli che hanno reso questo computer un piccolo gioiello per gli appassionati di giochi dell'epoca. La Acorn, l'importante casa di computer britannica, ha creato appunto la serie BBC Micro con grande successo nel campo dell'educazione, e successivamente la Olivetti ha acquisito la Acorn e ha lanciato il BBC Master, un potente PC con porte di espansione. Il PC128S è stato quindi un clone del Master, ma con minori possibilità di espansione. Il PC128S è stato utilizzato per scopi educativi, sviluppo di software, di giochi, e ha avuto una buona accoglienza in Italia. Attualmente esistono emulatori che consentono di rivivere l'esperienza dei giochi e del software del PC128S. Uno dei più noti è BMM, un emulatore per BBC Micro e Acorn Electron. Anche se non è specifico per il 128S, può eseguire molti giochi e programmi creati per la serie BBC Micro, che include anche il PC128S. Ed eccoci qua, ho trovato un emulatore online, ma non è l'unico. Questo è un emulatore che si fa direttamente online su questo sito qua di Altervista, che è sicuramente di un appassionato, e qui vedete c'è proprio la console, che io posso anche scrivere sulla tastiera list, per esempio. Dobbiamo prendere il focus, list, e lui fa la lista. Per esempio facciamo 1 CLS, questo è basic, 2 print, il mio primo programma, ciao, ok, poi facciamo run, ciao, ok, e facciamo CLS per pulire lo schermo e altre cose qua. Abbiamo l'hard reset, poi abbiamo la tastiera, possiamo oltre che scrivere con la tastiera del computer, ma anche con questa. Per esempio, se voglio scrivere list, ci clicco sopra, e return, eccolo qua. Poi abbiamo i tasti cursore, aiuto, che cacchio è successo? Sono tornato, torniamo indietro, ok. Spostiamo per favore la camera, ok. Mi si è messa a schermo intero, non ho capito come ho fatto, comunque. Reset, hard reset, ok. Poi abbiamo l'help, che mi dice i tasti che devo premere, fra cui vedremo anche un attimo come è venuto fuori. Vabbè, ci dice il linguaggio basic, queste cose qua. E poi abbiamo la possibilità di caricare dei giochi, delle immagini del disco, perché online ci sono delle immagini del disco dei software del PC128. Poi possiamo salvare quello che facciamo, per esempio
Ecco che cosa ho fatto. Vabbè, non so che cosa ho fatto. Vabbè, lo sto facendo direttamente così dal vivo praticamente. Ebbene, questo è l'emulatore su Alter Vista. Ma abbiamo l'emulatore più famoso, che è questo, che è BM BCC Micro, che è, diciamo, come dicevo nel video, è il, diciamo, da cui è stato ispirato il PC128S, che è il micro BBC Micro. Questo è un emulatore che bisogna scaricare, qui c'è l'eseguibile per Windows. Qui non è una versione 4.19, non c'è scritto, c'è una versione zip, non c'è scritto su che Windows va. Vediamo un po', scendiamo un po' un attimo dal sito. Ah, ecco qui Apple Mac. Che altro c'è qua? Fammi vedere, scendi un po'. Niente, poi c'è il copyright, ok. E questo è la, è l'emulatore, quello più famoso di 128S. Qui ci sono dei video dedicati già su che sono presenti già su YouTube. E questo è praticamente tutto. Vi ringrazio della visione di questo video e alla prossima. Ciao a tutti.